Benvenuti, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di sindrome metabolica e disbiosi, argomenti che ci avete proposto voi. Questi due disagi sicuramente c'entrano con tantissime questioni, infatti abbiamo messo questo sottotitolo, Dai dolori alle cistiti. Alcuni di voi ci avevano chiesto proprio di parlare di dolori articolari e cistiti e ci sembra che parlare di sindrome metabolica e disbiosi possa comprendere anche queste questioni che spesso arrivano di conseguenza. Iniziamo col definire che cos'è la sindrome metabolica, un insieme di fattori fisiologici, biochimici, clinici e metabolici che porta a uno stato generalizzato di infiammazione con proprio un'iperattivazione di fattori infiammatori, le famose interleuchine. Questo diversi studi confermano che è fortemente predisponente per patologie cardiovascolari, per infezioni virali e per diversi abbassamenti di difese immunitarie. In realtà tanti terapeuti come voi ci confermano che vedono la sindrome metabolica collegata a tantissimi disagi, anche di più di quelli che ormai sono già pubblicati. Ci sono proprio dei criteri diagnostici per dichiarare una persona in sindrome metabolica. Può essere che vi capiti una persona così, può essere che abbiate magari l'accortezza di vedere che la persona è sulla via della sindrome metabolica, quindi non ha proprio la glicemia, la pressione alta, il colesterolo già elevato, acidi urici elevati, grasso viscerale e squilibri energetici, ma vedete che è sulla via, magari ha solo la glicemia e il grasso viscerale, magari ha solo degli squilibri energetici, un po' di pressione alta. Magari, ecco, nessuno di questi valori è patologico, però iniziate a vedere, per esempio, prima che gli acidi urici diventano elevati proprio all'analisi, iniziate a vedere mani, piedi che si gonfiano, spillini sotto i piedi. Quello effettivamente già dice di un acido urico che tende ad accumularsi. Quindi proviamo anche a lavorare sulla prevenzione e provare a individuare le persone che sono sulla via della sindrome metabolica. Per squilibri energetici intendiamo dire persone che magari sono sempre stanche durante il giorno, però poi la sera non riescono a dormire, soffrono di insonnia, o magari sono persone che per 2 o 3 giorni sono attive e poi si devono riposare una settimana, ecco, che hanno degli squilibri energetici già importanti. Su questo avevamo già fatto un video molto approfondito, lo trovate su YouTube con questo titolo, Sindrome metabolica, la elimini e resti sano. E la spike, sempre presente, sicuramente la spike ha aggravato tutte queste questioni, ormai anche questo è più che pubblicato, la spike ha in alcuni casi proprio acceso una sindrome metabolica, in alcuni casi ha peggiorato una situazione che c'era già o che c'era magari in latenza. Perché? Chiaramente perché la spike è una proteina infiammatoria che raggiunge, ahimè, moltissimi organi, quindi che può creare un'infiammazione multiorgano e degli squilibri appunto di valori energetici, di pressione, di sovrappeso. Tantissime persone nel post-Covid, alcune anche nel post-vaccino, hanno proprio dichiarato che hanno preso anche 10-15 kg proprio perché si è innescata una sindrome metabolica. Abbinato a questo tema, ci è sembrato importante parlare anche di microbiota. E in particolare di olobionte. L'olobionte che cos'è? È un nuovo, non nuovissimo, ma è ancora abbastanza nuovo nei nostri ambienti. Definizione di questo sistema integrato che è il nostro corpo, il nostro organismo, che è un'integrazione di convivenza di più microrganismi, batteri, virus, funghi, che sono diventati dei nostri simbionti. Quindi non c'è solo il microbiota intestinale, di cui ormai si parla tanto perché forse appunto è proprio quello centrale, ma c'è tutto un microbiota anche cutaneo, c'è cioè un microbiota ovviamente
vaginale e così via, man mano se ne stanno scoprendo sempre di più. Quindi ci piace parlare più di olobionte. Parliamo dell'olobionte della parte intestinale perché comunque ancora sembra proprio l'elemento chiave per la nostra salute, per l'immunità, per l'energia, per il metabolismo dei grassi, degli zuccheri, tutta la questione degli assorbimenti, della secrezione. Il microbiota intestinale ha sicuramente un suo equilibrio. Ci sembra interessante la teoria di questo professor Higa, giapponese, che ha avuto proprio un altro punto di vista sul microbiota intestinale, parlando del fatto che sicuramente esistono dei microrganismi benefici e dei patogeni che hanno un loro significato ovviamente nell'equilibrio del tutto, anche i patogeni, no? Per dire anche la candida, che è uno forse dei patogeni più famosi, ha un suo significato nell'equilibrio se rimane nella sua percentualina, perché la candida agisce da spazzino e in particolare elimina tutta una serie di metalli pesanti, quindi è importante che non eradicare la candida, ecco. Però lui dice queste percentuali di benefici e patogeni sono delle percentuali minimali, piccoline. Quello che è quantitativamente importante nel nostro microbiota sono i microrganismi neutri, che sono dei microrganismi, quelli adesso si potrebbero dire anche opportunisti e appunto simbionti, eccetera. I neutri sono quelli che tengono in equilibrio i cattivi e i buoni, i patogeni e i benefici, perché sono la parte preponderante dell'intestino. Quindi reintegrare non solo i buoni, ma anche questi neutri, ha un grosso significato sull'equilibrio. E ci piace questa teoria perché sembra un po' diversa. Lui stesso dice che l'Oriente ha sempre lavorato sul benefico, kombucha, kefir, tutti i fermenti buoni, di cui adesso sappiamo anche tutti i nomi, quindi adesso li mettiamo anche tutti in capsuline, ben separati, eccetera. L'Occidente, lui dice, ha sempre lavorato sul patogeno, l'antibiotico, l'antifungino, l'anticriptogamico, anche si vede insomma non solo sulla questione della salute, però nessuno ha mai lavorato su questi neutri. Lui dice come mai, essendo che sono la parte preponderante dell'intestino. A noi è piaciuta questa teoria perché sembra proprio un punto di vista un po' diverso sulla questione della disbiosi. Lui ovviamente dagli anni 80 è andato molto avanti sugli studi e dopo ne parleremo ancora. Un microbiota intestinale in equilibrio ovviamente aiuta tutti i processi digestivi, quindi assorbimento dei nutrienti, quindi anche sulla questione stanchezza spesso possiamo pensare che non solo la persona magari è carente o brucia molto, ma anche se ha un intestino non solo infiammato ma anche solo un po' irritato, non regolare, l'aria eccetera, fastidi vari che sente, magari anche quell'intestino irritato che non gli permette di assorbire bene i micronutrienti può a lungo andare creargli anche stanchezza. Ovviamente un microbiota in equilibrio abbassa la produzione dei gas intestinali, lavora sul senso di sazietà e di appetito che spesso ovviamente riconduciamo al sistema nervoso, ma può essere anche uno squilibrio o un malassorbimento, sempre legato a un intestino infiammato. Ovviamente c'entra con la questione evacuazione, tutta la parte delle feci che deve essere formata e l'alleviamento dei disordini gastrointestinali. Un microbiota in equilibrio però ha proprio un significato perché il metabolismo batterico aiuta in un sacco di funzioni che sono anche sfruttare le fibre alimentari per produrre acidi grassi a corta catena, tra cui l'acetico, il propionico e il butirrico, molto famoso per la parte della permeabilità intestinale, ma anche sintetizza le vitamine K2, la B12, la B9, la B2. Questo è anche il motivo per cui nei bambini la K2 si prova a non integrare, perché magari il bambino ha proprio un microbiota buono che la produce.
se il bambino ha preso già molto antibiotico cortisone o appunto poi nel tempo l'adolescenza comincia insomma a non mangiare in modo sano, l'adulto che inizia a stressarsi, eccetera, sicuramente questa sintesi della K2 è meno efficiente a livello intestinale, quindi si prova a integrare. Il microbiota anche trasforma ed elimina pigmenti come la bilirubina e produce amminoacidi anche importanti non solo per il metabolismo dei muscoli, ma anche per il metabolismo cerebrale. E un microbiota intestinale in equilibrio aiuta moltissimo anche il sistema immunitario, perché antagonizza batteri patogeni che passano di lì, modula la regolazione dei processi infiammatori, quindi modula le famose citochine, potenzia ovviamente l'effetto barriera della mucosa intestinale e secerne tutta una serie di sostanze che aiutano, che sono delle batteriocine, sono molto simili agli antibiotici, no? Quindi che queste sostanze che vengono prodotte dal microbiota poi vengono assorbite e vanno in circolo, quindi se abbiamo un microbiota sano circolano continuamente le sostanze antimicrobiche nel nostro sangue e sicuramente siamo meno predisposti alle malattie. Sintetizza anche acqua ossigenata e altre sostanze enzimatiche che servono alla digestione, ma non solo, servono moltissimo anche alle difese immunitarie. Interessante questa questione del sistema immunitario perché è molto complementare a quello su cui si è sempre lavorato in erboristeria, che è la parte di difesa di stimolare il midollo a produrre esso stesso dei linfociti, no? I globuli bianchi. E si è scoperto negli anni che lavorare sulla stimolazione delle difese immunitarie dal midollo può essere molto complementare a riequilibrare l'intestino e quindi perché lui stesso produca degli antibiotici che vanno in corpo. Uso delle parole non precisissime per fare una sintesi, però questi sono due lavori sul sistema immunitario molto complementari. Sui bambini si lavora un po' di più sulla questione microbiota perché si dà per scontato che il midollo osseo sia ben attivo, però non è detto, ci sono tanti bambini con un midollo osseo un po' anergico che invece bisogna aiutare, per esempio con alcuni degli ingredienti che troviamo nel Philanthus, mentre invece ci sono alcuni adulti sui quali basterebbe il Philanthus, ma invece hanno un microbiota talmente rovinato che bisogna anche agire su quello. Sugli adulti si lavora più sul midollo perché si dà per scontato che con l'età il midollo diventa un po' meno produttivo, mentre invece su alcuni adulti bisogna poi anche potenziare questo sistema, queste difese immunitarie che vengono dall'intestino. Quindi oltre a dare il Philanthus, che è il classico che diamo agli adulti, magari bisogna dare anche colostromix. Questi non sono due lavori che si escludono, sono spesso complementari. È possibile che su qualcuno serva più una cosa e su altri serva più un'altra. Quest'anno, che è stato molto faticoso sulla parte di difese immunitarie, per esempio, tanti hanno integrato Philanthus al colostromix. Microbiota intestinale danneggiato può arrivare, cioè quali sono le cause? Le cause sono l'uso smodato di disinfettanti o di antibiotici per la salute, conservanti alimentari, quindi mangiare molti cibi conservati, scatolette, cose di questo tipo, quindi poi cattive abitudini alimentari, nel senso mangiare molti cibi infiammatori, ovviamente peggiora. Anche la pillola anticoncezionale in realtà ha una grossa azione di disturbo sul microbiota. Ormai questa insomma è una cosa risaputa e anche pubblicata. L'acqua trattata con cloro e fluoro, soprattutto nelle zone dove questi trattamenti si rendono necessari, e poi le persone hanno proprio un disagio gastrointestinale più accentuato. Chiaramente poi c'è tutta la parte dell'asse intestino-cervello, quindi l'intestino può subire anche tanta somatizzazione da stress. Così come l'intestino irritato può creare molti squilibri e disagi di sistema nervoso. Microbiota intestinale danneggiato porta ovviamente delle conseguenze. Quindi, quali sono i sintomi
più importanti, l'aumento di peso, il gonfiore fino all'obesità, lo squilibrio sul metabolismo degli zuccheri fino al diabete tipo 2, il sovraccarico epatico, le difficoltà digestive, la litosi, la digestione anche molto lenta, affaticata, il sonno postprandiale fino alla steatosi epatica, IBS e IBD, cioè tutte le sindromi del colon irritabile, dell'intestino infiammato, fino, insomma, cioè, ma anche solo, cioè fino a, ecco, chiaramente se noi riusciamo a lavorare già sul primo intestino che inizia a dare dei problemi, non arriviamo a questo. Ovviamente, insomma, la disbiosi intestinale, e ormai ci sono diverse pubblicazioni che parlano anche del fatto che l'intestino, il microbiota danneggiato, in squilibrio, crea una grossa predisposizione o dei grossi peggioramenti su diversi tipi di cancro. La disbiosi, appunto, è uno squilibrio causato dalla crescita dei batteri cattivi all'interno dell'intestino, e recuperare questa disbiosi vuol dire sicuramente lavorare sulla parte dei fermenti, cioè sugli abitanti dell'intestino, ma anche lavorare su tutta la parte della mucosa, cioè la casa di questi fermenti, quindi la mucosa intestinale, che li aiuterebbe sicuramente a stare meglio. Quindi si prova a intervenire appunto non solo con dei probiotici, ma anche appunto con una depurazione, con dei prebiotici. Le conseguenze della disbiosi sono veramente svariate. Una delle prime conseguenze, ovviamente, è che questa infiammazione costante, cioè l'infiammazione della mucosa, che rovina la permeabilità intestinale. Quindi gli enterociti perdono le giunzioni serrate, le tight junction che li tengono uniti, e invece di filtrare attraverso i villi intestinali fanno passare qua attraverso senza nessun filtro tossina, infiammazione, batteri, funghi, tutto ciò che in realtà i villi avrebbero filtrato. Quindi si creano degli eccessi nel circolo sanguigno, nei tessuti circostanti, di infiammazione e di appunto tossine e cose varie. Si vede benissimo questa perdita permeabilità subito sulla questione delle cistiti, quindi dell'apparato urinario, però anche poi vaginiti, candidosi, apparato ginecologico, tutti i dolori, mal di schiena, lombari, quindi tutti gli organi vicini iniziano a patire. Di solito l'intestino è un organo molto forte, regge molto a lungo anche questa infiammazione, questi stress, questa disbiosi che si crea. Invece gli organi attorno sono tutti un po' più delicati, e quindi quasi è più facile che la persona abbia la cistite e poi dica: ma no, ma il mio intestino sta bene. Non è possibile, solo che l'intestino non si sente ancora che è irritato, e invece la cistite è un sintomo che sente subito. Dopodiché, a lungo andare, ovviamente questa infiammazione diventa più sistemica, e allora può aggravare anche delle infiammazioni magari già presenti in organi più distanti, quindi anche l'artrite alle ginocchia può essere peggiorata da questa infiammazione che arriva dall'intestino, così come alcune infiammazioni della glia, del sistema nervoso possono peggiorare con un intestino rovinato, e senza parlare, esatto, comunque della questione dell'asse intestino-cervello di cui abbiamo già detto prima. Contrastare la disbiosi quindi si rende necessario per la questione immunitaria, per pulire bene dalla spike che abbiamo visto rimane nell'intestino proprio più di un anno, diversi mesi, fino all'anno e anche oltre. Ormai ci sono degli studi che parlano di oltre l'anno. Quindi ripulire l'intestino anche da questa tossina, da questa
proteina ha un significato sull'equilibrio del tutto, e anche ovviamente è importante migliorare l'assimilazione dei nutrienti, l'energia delle persone, prevenire patologie più gravi come l'autoimmunità, le neurodegenerazioni, le infiammazioni croniche. Come facciamo questo ripristino? Iniziamo dal chiudere questa permeabilità subito, fast, nel modo più veloce possibile, con il BioSigFast che contiene acido butirrico, che è proprio questo acido grasso a corta catena che va a chiudere la permeabilità. Nel BioSigFast c'è anche un estratto concentrato di esperidina, un marchio registrato, si chiama Microbiomex, che aiuta il microbiota, rieduca il microbiota a produrre esso stesso più butirrato. Quindi il BioSigFast ha tutti e due, insegna a pescare, però intanto dà anche il pesce, no? Quindi insegna a produrre butirrato, ma nel frattempo ridà da subito il butirrato per avere un'azione fast sulla permeabilità intestinale. Inoltre il butirrato nutre anche tutta una serie di fermenti, anche un nutritivo del microbiota, e lavora sull'infiammazione. Insomma, il butirrato più si studia, più si trovano effettivamente benefici. Si può poi continuare con dei prebiotici, quindi col BioSig normale che contiene solo questo estratto del microbiote, del microbiomex, abbinato al colostro mix che aumenta in modo quantitativo le popolazioni batteriche dell'intestino. E poi si possono integrare ovviamente a cicli, soprattutto se la persona prende dei farmaci, se è in squilibrio forte, i classici fermenti benefici. Il mix 6 più 2 ha 8 ceppi dei classici fermenti buoni. Chiudere la permeabilità appunto con il butirrato ha proprio un significato anche sulla questione infiammatoria. Il butirrato, come dico, ha delle proprietà innumerevoli, lavora non solo sulla permeabilità ma anche sui fermenti come nutritivo e anche sul corretto pH dell'intestino. Questo è uno studio che proprio è riuscito con questo estratto del citrus che si chiama Microbiomex, che proprio aumenta la produzione di butirrato a livello intestinale, l'aumenta rispetto agli altri gli acidi grassi a corta catena che sono già presenti. Inoltre l'esperidina ovviamente ha un'ottima azione, poi è uscito questo studio già a fine 2020 che dice che stacca i recettori, la spike, dai recettori ACE2, e i recettori ACE2 sembrano molto espressi su diverse popolazioni di microrganismi che abitano il nostro intestino. Quindi anche avere un intestino buono vuol dire però avere molti recettori ACE2 ai quali effettivamente poi la spike si attacca e permane per mesi, come dicevo prima, fino all'anno. Rinforzare proprio a livello quantitativo, questo ce l'hanno detto diversi medici che lavorano con l'analisi delle feci, l'analisi microbiota attraverso le feci, che il nostro colostro mix vedevano che proprio aumentava a livello quantitativo i picchetti delle varie popolazioni che erano invece ribassati. Ovviamente il colostro mix contiene anche lattoferrina, che ha avuto questo studio molto bello anche sull'interferenza e sulla replicazione del COVID. Lattoferrina poi ha tutta una questione anche legata appunto all'immunità. Su queste questioni anche del post antibiotico abbiamo fatto un video, lo trovate con questo titolo: post antibiotico, come comportarsi. Contrastare la disbiosi è importante e si può fare con probiotici, fibre e prebiotici, quindi solitamente si lavora sia a monte che a valle. Noi abbiamo individuato anche un tassellino mancante, che era questa parte dei microrganismi neutri, che invece sono un'ottima
massa da reintegrare che nessuno insomma ha mai considerato, almeno in Occidente fino a poco tempo fa, invece una massa da reintegrare per tenere in equilibrio il microbiota. Noi l'abbiamo fatto seguendo la teoria di questo professore con gli EM, che noi li fermentiamo anche con il miele, la clamate, le foglie di tarassaco, ed è una miscela di 81 specie, diversi centinaia di ceppi, di fotosintetici, anaerobi, funghi fermentativi. Questi sono proprio, creano un equilibrio tra aerobi e anaerobi che vivono in simbiosi, si nutrono uno degli scarti dell'altro, che rigenera il microbiota. Sicuramente anche la parte enzimatica che si crea con la fermentazione di questi microrganismi ha tutta una serie di benefici sul nostro organismo. E adesso parliamo anche del fatto che è importante ripristinare la salubrità della mucosa intestinale. Lo facciamo col colic, è stato un prodotto a lungo studiato, una formula ben integrata con delle piante che disinfiammano la mucosa, delle piante che assorbono la parte dei gas intestinali, queste bolle che danno fastidio perché anche creano degli squilibri, perché appunto sono molto grandi, creano dei disturbi di transito, creano dei dolori e così via. E poi invece delle piante che evitano la parte delle somatizzazioni da stress. In particolare noi lavoriamo con la melissa, non c'è abbastanza melissa per fare un lavoro a livello di sistema nervoso centrale, quindi dare un equilibrio nervoso, ma c'è abbastanza melissa per lavorare sul sistema nervoso gastroenterico e quindi evitare la parte somatizzazioni. Se credete che questa parte da stress sia una parte importante sui vostri pazienti, allora piuttosto date il colic prima dei pasti e aggiungete anche della melissa composta in gocce dopo il pasto. Quindi aggiungete questa parte se vedete che c'è anche proprio uno squilibrio a livello di sistema nervoso centrale, un'ansia che proprio scaricano. La sindrome metabolica porta a questo stato di generalizzato di infiammazione, e questo può portare a uno squilibrio intestinale. Quindi la sindrome metabolica e la disbiosi potrebbero essere collegate. La risposta di tanti studiosi ormai è sì, anche soprattutto tanti di voi che lavorano con le persone vedono che proprio questi sono due meccanismi, cioè due disturbi che poi si alimentano a vicenda e che sono sicuramente collegati. Per contrastare la sindrome metabolica, allora cosa facciamo? In particolare lavoriamo sugli eccessi, provando a rimuoverli, a pulire bene il sangue. Qui la prima cosa è l'alimentazione, il movimento e poi gli integratori. Quali integratori vi consigliamo? L'alkekenji, una bacca molto studiata, anche questo ha dei mini video, dei reel sul nostro canale Instagram, e una bacca che contiene diversi polisaccaridi, alcuni lavorano sull'acido urico e altri sulla glicemia. Un medico di voi che lavora molto su questi disturbi ci dice ovviamente acido urico e glicemia sono collegati, quindi a lui non ha subito così tanto che questa bacca lavorasse su entrambi questi disturbi. Lui stesso ci dice che l'acido urico è molto sottovalutato, perché spesso prima che il valore risulti alto nel sangue in realtà si è accumulato a livello articolare creando questi cristalli difficili da sciogliere, ma non per l'alkekenji che invece ce la fa, e quindi quando si vede nel sangue ormai la persona è piena, però all'inizio inizia ad avere questi disturbi, mani, piedi gonfi, puntine sotto la pianta del piede, e che iniziano a dire che un accumulo c'è, e quindi vale la pena già usare l'alkekenji. Alkekenji ovviamente anche ha degli altri benefici, aumenta il lattobacilli, quindi una popolazione molto benefica per il nostro intestino, e diminuisce la replicazione, cioè la produzione di Escherichia coli.
Quindi anche questo ci dice che la pianta aveva già capito che sindrome metabolica e disbiosi erano decisamente collegate e lavora su entrambe. Nel fermentato di Alkekenji, nel nostro prodotto fitofermentato di Alkekenji, si trova anche la gramigna, che è una pianta molto diuretica, quindi che poi, una volta che l'Alkekenji ha sciolto tutti questi ristagni, aiuta l'eliminazione. Depurare il fegato, sicuramente abbiamo fatto anche dei video, degli short, ne trovate uno in particolare con questo titolo, Berberis, depurazione efficace e specifica per il fegato. Il Berberis secondo noi è veramente la pianta di elezione per lavorare sugli eccessi, perché aiuta il fegato a smaltire questi eccessi sia di zuccheri che di grassi. Sul metabolismo dei grassi ha tutte queste proprietà, quindi riduce i trigliceridi, colesterolo, regola i tessuti adiposi, inibisce l'adipogenesi e di solito riduce la circonferenza della vita. Chi ha problemi con il metabolismo dei grassi ha questa pancia di questo signore qua, magari il resto è normo peso, ma la pancia risulta molto gonfia, tesa, dura, e di solito è una steatosi epatica, un grasso viscerale che è andato oltre e ha cominciato ad accumularsi anche intorno agli altri organi. Il metabolismo degli zuccheri invece sono più donne di questo tipo, che hanno un grasso corporeo molto più distribuito, iniziano anche a trattenere liquidi e hanno una voglia smodata di carboidrati, perché ovviamente gli zuccheri danno dipendenza. Il Berberis lavora benissimo anche con un meccanismo d'azione ormai studiato che stimola l'attività dell'AMPK ciclico, che è quello su cui è il meccanismo d'azione anche della metformina. Quindi effettivamente tanti medici hanno anche provato proprio a sostituire la metformina col Berberis con importanti risultati, dopo aver letto che il meccanismo d'azione era proprio simile, proprio sullo stesso enzima. Il Berberis però poi fa anche qualche cosina di più, perché inibisce la gluconeogenesi, migliora la risposta dell'insulina, bilancia l'attivazione e la disattivazione di ANP e ATP e appunto attiva il trasporto del glucosio, quindi insomma ha qualche beneficio in più sul metabolismo dei zuccheri. Quindi il Berberis si può abbinare, sicuramente si può dare sia all'uomo con la pancia gonfia sia alla donna in sovrappeso. Sicuramente all'uomo potremmo abbinare più qualche depurativo e stimolante appunto degli organi emuntori, e su questa donna invece magari potremmo abbinare qualcosa che lavori di più sugli zuccheri, quindi per esempio glucosi, galchekenji, eccetera. La berberina ha un'importante azione anche sull'intestino e il microbiota, anche questo ci dice appunto che la natura ha pensato che già che sindrome metabolica e disbiosi intestinale erano collegate, perché la berberina modula anche il microbiota in termini sia quantitativi che qualitativi, inverte l'aumento dei batteri nocivi e del lattobacilli e dei bifidi, quindi diminuisce i cattivi e aumenta i buoni, e stimola la produzione la colonizzazione di Akkermansia, che è un fermento molto interessante per il nostro intestino, produce butirrato, ma è anche molto positivo, aiuta tutta una serie di fermenti che si trovano attorno a lei. La berberina ovviamente favorisce un corretto turnover enzimatico di acidi biliari e migliora ovviamente in questo senso la funzione di barriera. Quindi possibili abbinamenti sul metabolismo degli zuccheri, ovviamente Glucosig, che lavora in modo più specifico su questo, quindi lavora sul metabolismo dei zuccheri pensando di più all'assorbimento e pensando di più al pancreas, ma ormai si è visto che il metabolismo dei zuccheri c'entra anche molto col fegato, no? Per questo che si abbina Glucosig e Berberis. L'acqua basica anche perché la sindrome metabolica crea questa acidosi tissutale che proviamo a contrastare con l'acqua basica che bevo anche io prima di disidratarmi e di cui abbiamo parlato approfonditamente anche in un altro webinar, quindi potete andare a guardare.
Ovviamente tutto questo può portare anche a quelle famose cistiti di cui parlavamo all'inizio. Vi consigliamo in particolare la polvere del benessere numero 4 per le vie urinarie, che ha ovviamente l'uvorsina, un suo specifico, gramigna, che è un diuretico, e anche la calendula, che è un ottimo disinfiammante delle mucose, ma anche della parte intestinale, proprio perché sappiamo che le due cose sono collegate. La boswellia perle, invece, tutta la questione dolori, perché contiene la boswellia, che è sciolta in olio di canapa, un'ottima assimilazione, lavora sulle ciclossigenasi 2, e abbinata alla petiveria, che invece lavora sulle ciclossigenasi 1. Se i dolori sono molto localizzati, quindi se c'è un'articolazione in particolare che fa male, soprattutto nei casi di artriti e artrosi, il Dolgel dà un sollievo immediato a queste parti, perché contiene delle piante che lavorano sull'infiammazione e altre che stimolano anche la circolazione, e contiene del magnesio cloruro, che ha un ottimo, ha un pessimo assorbimento intestinale, ma un ottimo assorbimento dermico. Quindi tutta la parte delle contratture, il magnesio cloruro è un ottimo alleato, e nel Dolgel lo trovate. Consigliamo sempre anche il protocollo per la spike, per i danni da spike, perché è possibile che anche questa sindrome metabolica e questa disbiosi siano state innescate sempre dalla spike, che invece dobbiamo eliminare, quindi Enzimavir, Salvacor e Solvet. Anche su questo non mi dilungo, perché ne abbiamo parlato benissimo anche in più video. Ce n'è uno che si intitola Degradazione enzimatica della spike, trovate sempre su YouTube. Lavorare sui mitocondri e autofagia con Solvet, e sul Salvacor il titolo è Vasi sanguigni, il cuore del problema. Vedete che appunto ci sono i webinar anche precedenti caricati su YouTube, come fare per diventare i nostri rivenditori. Il prossimo appuntamento è il 10 giugno, il quello dopo ancora è l'8 luglio. Vedo già una domanda in chat, sicuramente, scusate, abbiamo parlato di cistiti, dolori, quindi abbinace collegati a sindrome metaboliche e disbiosi, e su questo appunto vi abbiamo consigliato per esempio la boswellia, ma che va abbinata al protocollo intestino, nel senso che è possibile che, soprattutto quello lo vedete valutando un po' la persona, che questi dolori articolari siano molto collegati alla questione gastrointestinale, alla sindrome metabolica, quindi magari gli date la boswellia per spegnere subito i sintomi dolorifici, però lavorate sulla sindrome metabolica e sulla disbiosi, o solo su uno, solo sull'altro, vedete cosa è più preminente. Stessa cosa, esatto, la polvere benessere vie urinarie va abbinata poi a un protocollino che deve essere più legato appunto sicuramente all'intestino. Quindi i prodotti che di cui vi abbiamo parlato alla fine erano un po' l'aiuto nel caso specifico, però abbinato al protocollino sindrome metabolica e o disbiosi. Come ridurre la fame nervosa compulsiva? Ovvio, certo, c'è questa specificità. Allora, sulla fame nervosa, sicuramente, diciamo, la pianta di elezione è la rhodiola rosea, pianta siberiana molto usata. Noi usiamo, il nostro prodotto si chiama Rhodiol Plus, perché abbiamo abbinato alla grande concentrazione efficacia dell'estratto secco anche tutta la parte invece della polvere che contiene l'estratto totale. Noi eravamo, insomma, in erboristeria quando c'è stato questo grande avvento degli estratti secchi, e a un certo punto tutto quello che era in polvere, cioè tutto quello che era in tisana, ovviamente la generazione precedente alla mia ha visto la transizione dalla tisana alle polveri messe in compresse, e poi dalle polveri agli estratti secchi noi abbiamo vissuto. La transizione dalle polveri agli estratti secchi ha concentrato un estratto secco proprio di base, un concentrato 4:1, quindi è concentrato almeno 4 volte. In questa concentrazione si titola uno dei principi attivi, in modo tale che dovrebbe essere garantito che tutti
tutte le molecole del fitocomplesso vengono concentrate di 4 volte. Però purtroppo non si ha questa garanzia perché la titolazione è solo in un principio attivo, no? Per esempio la rhodiola è titolata in sali idroside. Noi ci siamo accorti un po' nella pratica, dico noi, insomma, gli erboristi fondatori della Sinium, si sono accorti proprio nella pratica che la concentrazione del 4-1 dell'estratto secco spesso non concentra, soprattutto le piante che hanno un fitocomplesso così ampio come la rhodiola, non riesce a concentrare tutto quanto. Quindi si era visto che poi nella pratica la tisana o le compresse della polvere della rhodiola era più efficace o aveva un'efficacia diversa rispetto all'estratto secco. Quindi noi abbiamo pensato di riunire le due cose. La parte dell'estratto secco che ha concentrato sicuramente in alcune molecole, ma anche ridare a questo estratto secco tutta la parte del fitocomplesso con la polvere. Per questo l'abbiamo chiamata Rhodiol Plus, perché estratto secco e polvere insieme. Questo ci ha riportato l'efficacia, appunto, che ricordavamo della tisana o delle compresse in polvere. Su alcune piante questa cosa accade, anche l'equiseto in polvere, nella pratica sembra molto più efficace dell'estratto secco, per esempio invece l'iperico è molto più efficace in estratto secco, l'estratto secco da solo è più efficace che non la tisana o la polvere, quindi alcune piante ha un senso lavorare solo con l'estratto secco, in alcune piante invece ci sembra importante ripristinare la parte del fitocomplesso con la polvere. Quindi la pianta di elezione sicuramente sembra la rhodiola. Noi abbiamo diverse persone che arrivano dicendo: ma no, ho già provato la rhodiola ma non ha funzionato, perché spesso hanno provato delle capsuline di rhodiola che era solo estratto secco. A volte la nostra con la polvere funziona di più, finalmente funziona, insomma, prima non vedevano questo effetto, e tra l'altro a volte basta quello e funziona così. Però invece ci sono alcune volte in cui questa fame nervosa è proprio legata a uno squilibrio del metabolismo dei grassi e anche degli zuccheri. Sapete che lo zucchero dà dipendenza, no? Dà dei picchi, poi cala a picco, quindi la persona ricerca spasmodicamente un altro carboidrato per far risalire il picco dello zucchero che ricade a picco, eccetera. E questo crea una fame nervosa che a volte non è proprio nervosa, nel senso che non sono i centri della fame legata allo stress, diciamo, alla compulsività, ma proprio a un metabolismo che ormai si è sregolato, perché magari la persona ha uno stile di vita sbagliato. Penso ai turnisti, penso a chi mangia spesso fuori, mangia spesso carboidrati, poi a lungo andare, all'inizio no, a lungo andare poi a questa fame nervosa particolarmente legata ai carboidrati. Allora, su queste persone, per riequilibrare un po' la produzione di insulina o i picchi glicemici, oltre alla rhodiola si può aggiungere Glucosig, e anche a volte abbiamo dovuto aggiungere Glucosig e Berberis, dipende quanto il caso è importante, grave, e quanto la persona è anche disposta a lavorare un po' sul suo stile di vita. È chiaro che prende meno prodotti, se fa fatica a lavorare sullo stile di vita deve prendere più cose. Però sì, sulla fame nervosa io darei rhodiola d'elezione, ma anche Glucosig in primo abbinamento, in secondo abbinamento Berberis se la persona si vede che anche trattiene molti liquidi e questo è già in sindrome metabolica, oltre ad avere la fame nervosa, anche rhodiola, Berberis e Alkekenji invece. Per esempio, se è una persona che viene da voi con la fame nervosa ma voi vedete che già sulla via della sindrome metabolica, forse vale la pena di dare rhodiola, Berberis e Alkekenji per aiutarla un po' a riregolare e a togliere anche questa infiammazione. Che può dare appunto degli squilibri di metabolismo ed è creata dagli squilibri del metabolismo, quindi poi diventa un po' un circolo vizioso. Bisogna rinnescare un circolo virtuoso per cui la persona sta meglio, ha meno squilibri metabolici, riesce a trattenersi di più sul cibo, a mangiare meglio, poi vede che questo funziona, sgonfia,
perde peso, è meno affamato e il tutto poi si ripristina. Si può dare Berbice a un ragazzino di 13 anni? Sì, ci è capitato anche in bambini quasi più piccoli, questi 13 anni già un ragazzo, a volte sono alti 1,70 m come me, quindi sono dei veri e propri adulti ultimamente. Però sì, ci è già capitato alcuni perché hanno delle patologie metaboliche, quindi genetiche, genetico-metaboliche, per cui poi hanno effettivamente il metabolismo dei grassi, degli zuccheri sregolato proprio da un vero disagio, magari sono seguiti anche da dei medici e il Berberis è un grosso aiuto, gli fa fare veramente un po' uno scattino, spesso ce l'hanno riportato. E anche alcuni hanno abbinato Berberis al Kekenji perché erano proprio una sindrome metabolica conclamata e sì, e invece alcuni ragazzini arrivano a 12-13 anni un po' con questo sovrappeso, con questo metabolismo degli zuccheri e dei grassi già squilibrato perché magari, esatto, cibi conservati, cibi cioè scorrette, insomma, abitudini alimentari, magari anche tanti farmaci che hanno dovuto prendere in giovane età perché, che ne so, bronchiti ricorrenti, eccetera, e che gli hanno sovraccaricato il fegato e questo gli crea un problema di metabolismo, poi dei grassi, degli zuccheri, ecco, quindi può creare, chiaro, insomma, alcuni reagiscono bene. Perciò se anche magari cure importanti, cure intense hanno, o cattive, esatto, anche solo bambini che magari mangiano bene, ma non mangiano frutta e verdura perché non gli piace, non riescono, la mamma non è riuscita a insistere, perché su alcuni bambini si fa fatica, è chiaro che arrivano a 12-13 anni, che meno male che non hanno una vitaminosi, però hanno sicuramente già il fegato un po' che fa fatica, un po' di alitosi, un po' di forfora, alcuni sfoghi cutanei in primavera, quindi effettivamente anche sui bambini e sui ragazzini sempre di più è stato necessario inserire il Berberis, sì, tanti, tanti terapeuti come voi l'hanno fatto. La melissa nel colico può essere presa anche nel caso di ipotiroidismo? Allora, sì, noi abbiamo diversi medici che lo danno anche a persone ipotiroidee, quindi ve lo dico a livello pratico, l'hanno fatto, a livello teorico noi, non è chiaro perché la melissa sia sconsigliata per l'ipotiroidismo, nel senso che il Ministero della Salute non ci dice niente, perché di solito ci fa scrivere un'avvertenza in questi casi. Sappiamo che girano delle notizie nebulose su internet, la sensazione è che sia collegato al fatto che la tiroide in ipo sembra una tiroide rilassata, quindi prendere un altro rilassante potrebbe ulteriormente rilassare la tiroide. Potrebbe essere questo il collegamento mentale di qualcuno che ha pubblicato su internet queste cose che stanno girando. Però addirittura spesso la melissa e gli equilibranti nervosi rilassanti danno molto sollievo agli ipotiroidei perché spesso questa tiroide rallenta perché gli abbiamo chiesto troppo, è una tiroide a cui uno stile di vita troppo intenso, poco sonno, poco cibo, eccetera, hanno chiesto molto e allora la tiroide cosa fa? Rallenta perché cerca di risparmiare energie. Se tu mi chiedi molto e il corpo pensa che anche a livello antropologico avrà una gravidanza, eccetera, inizia a risparmiare un sacco di energia, abbassa il metabolismo basale. Quindi solitamente l'abbassamento del metabolismo basale avviene, di solito ce lo riportano tanti terapeuti, per eccessi di stress. A volte regolare lo stress, anche aiutarli a riposare bene, a rilassarsi, eccetera, migliora l'ipotiroidismo, quindi anche la melissa, la passiflora, alcuni rilassanti migliorano l'ipotiroidismo. Quindi, insomma, non c'è un razionale su questa cosa, e anzi, c'è il razionale opposto. E nella pratica, sì, Colic l'hanno già dato anche a diversi ipotiroidei.
per diverticoli infiammati, sicuramente esatto, abbiamo visto consigliare tantissime volte il colic, anche alcuni medici che sono riusciti a togliere il Normix, dopo 2 o 3 mesi di colic sono riusciti a togliere il Normix perché la persona non aveva più questi dolori legati ai diverticoli, questa pancia costantemente gonfia, eccetera. Chiaramente poi ovvio che si lavora sullo stile di vita, quindi è possibile che la diverticolosi sia legata appunto alla sindrome metabolica, alla disbiosi, quindi oltre al colic abbiamo già visto dare colic berberis, colic M, colic berberis M, colic M biosig fast, quindi a seconda insomma del paziente che avete davanti. Solitamente esatto, si lavora col colic e poi si aggiunge. Quello che anche ci sembra interessante è che appunto il colic anche si può fare un po' a cicli e quindi si può in questo senso fare un primo ciclo di 2 o 3 mesi, poi di solito la persona per un po' via di rendita sicuramente lo deve prendere se va a mangiare fuori, se sgarra in qualche modo, però magari poi fa un ciclo di 3 mesi, 2 volte l'anno e si tiene sotto controllo. All'inizio poi ovviamente si lavora sulla mucosa, ma si lavora anche sul microbiota, si lavora sulla sindrome metabolica, magari i primi 2 o 3 mesi bisogna dargli 3 o 4 cose tutte insieme. La sonnolenza postprandiale, benissimo col Berberis, perché solitamente la sonnolenza postprandiale è una questione epatica, tendenzialmente epatica, quindi 2 capsule di Berberis dopo tutti i pasti principali. Può essere che anche sia un fegato sovraccarico da stress, quindi si lavora anche sulla questione stress. Può essere che abbia senso, ecco qui la persona chiede anche il Depurasi, perché no? Anche sorseggiare il Depurasi in giornata, quindi attivare non solo il fegato, ma anche i reni e anche aiutare l'intestino, sfiammare l'intestino, può lavorare un po' più a tutto tondo, perché se c'è una sonnolenza postprandiale, quindi un fegato in sovraccarico, può essere anche che i reni non lavorano bene, c'è un'infiammazione intestinale, eccetera. Quindi Depurasi lavora tutto tondo, si può dare, ma abbinato al Berberis. La sonnolenza postprandiale passa col Berberis, si può abbinare Depurasi per fare un lavoro sicuramente più completo. Quale protocollo per un paziente che dà segni di cistite? A distanza di 7-8 mesi, nel senso che gli torna la cistite ogni 7-8 mesi? Sì, allora solitamente di solito la cistite torna per un problema intestinale, quindi magari in quei 7-8 mesi proviamo a lavorare sull'intestino. Quindi intanto quando passa l'acuto, la polvere via urinarie, in acuto si dà 2 o 3 cucchiaini, si può anche abbinare la classica cura erboristica, proprio vecchio stile, che è propoli, tintura madre, 50 gocce 5 volte al giorno, in acuto, la prendete un giorno, due, poi l'acuto con la propoli e la polvere via urinarie passa, finito. Però poi la polvere via urinarie si mantiene almeno un cucchino al giorno, un litro e mezzo per un mese, in modo da pulire bene, disinfiammare le vie urinarie, e poi magari si lavora per 3-4 mesi proprio sull'intestino. A quel punto Biosig Fast sicuro, 2 flaconi di Biosig Fast e 2 di Biosig per chiudere bene la permeabilità intestinale. Ripristinare il microbiota con gli M, ripristinare la mucosa col colic. Quindi il protocollino potrebbe essere 1 mese polvere di urinarie in acuto anche propolis, e invece poi nei mesi successivi, poi se hanno voglia di iniziare tutto subito ancora meglio, però a volte insomma io provo a non sovraccaricarli di prodotti che poi si sconfortano. Allora, nei mesi successivi invece Biosig Fast e M colic i primi 2 mesi, altri 2 mesi con Biosig normale e M e colic. Eventualmente, se vedete che c'è questo intestino è legato a un sovraccarico
epatico, perché lo vedete dalla pelle sporca, appunto alitosi, forfora, eccetera, potete fare dopo i primi 2 mesi di colic invece 2 mesi di berberis. Questo insomma lo vedete un po' dal paziente che avete davanti. Abbiamo esaurito le domande, caricheremo tutto su YouTube, però se avete ancora domande, magari riascoltando la registrazione che caricheremo nei prossimi giorni, scrivetele pure nei commenti di YouTube e man mano vi risponderemo. Grazie a tutti della bella partecipazione, della bella collaborazione, e ci vediamo allora il 10 giugno.